Ragazzuoli, prima che inizi questo magnifico video vi volevo ricordare che dal 4 all'8 settembre saremo a Napoli al centro sportivo Olly e Benji per fare l'ultima settimana del camp del pallone d'oro dei bambini. In questa settimana ci saranno tantissime attività e tantissimi influencer che ci verranno a trovare e faremo lì in diretta il super pallone d'oro tra me e Sergio Cruz, ragazzi. Mi raccomando, link in descrizione per iscrivervi e compilare il form per partecipare ai nostri camp e ci vediamo tutti quanti a Napoli. E adesso diamo inizio a questo splendido challenge. Let's go! Ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti nella nuovissima Villa Pilasburg! E chi se non loro come primi ospiti per l'inaugurazione di questa splendida villa? Vitamula è navigante! Football Challenge, ragazzi, quest'oggi con i nostri carissimi amici Maranza. Allora, siete pronti? Assolutamente sì, Samu. Oggi come ve la cavate con le sfide in piscina? Assolutamente bene, non so se tutti quanti. Vabbè, ma i Maranza sanno nuotare, Assolutamente Maranza. Sì, dall'Africa all'Italia siamo venuti in qualche modo, no? Hai ragione. Va bene, signori, andremo a fare tantissime sfide in piscina e vedremo alla fine chi sarà il vincitore tra tutti noi. Siete pronti? Of course, bro. Ma c'è il premio miglior tuffo? Se non fai gol. il premio è proprio qui! Signori, tiri al volo challenge in piscina, molto semplice. Da una parte ci sarà la porticina, dall'altra ci saranno tutti i Maranza che dovranno cercare di fare gol al volo, signori. E chi non riuscirà a fare gol purtroppo verrà eliminato, quindi si ha un turno solo. E allora iniziamo, chi è il primo a partire? Salutare, vai! Libra, devi fare gol nella porta grande, non andare a me. Io sono arrivo e questo è il gol per voi. Traversa, fuori. Amin, fratello di Ibra. I believe I can fly. No. I believe I can fly. Awe, rappelle-moi. Super, la mémoire. Noi siamo bianchi e noir. Facciamo foto della mia. Vai, vai. Oh, ti danno il copyright. Oh, nessuno. È una prova, ti segui. Mi chiamo Crimo. Ci provo, non so giocare, ma ci provo. Non so neanche nuotare. Vai, Crimo! Ah, problema. Avanti un altro. Ragazzi, non sono un Maranza. Questa è la ragione per cui vincerò. Easy per Pierino. Easy per il vostro. Io faccio parte dei Maranza, ragazzi, quindi oggi vinciamo noi. Non parla tanto. Non segna tanto, un attimo. Io sono Karim e non ho mai fatto gol al volo. Karim. Rovescia. Ha rovesciala bene. Ragazzi, qua con voi c'è Magic, vediamo se farò gol. Magic. Gol di Annuce. Praticamente stanno uscendo tutti al primo turno. Io non so chi rimarrà al prossimo. Ragazzi, sono Peco e dimostrerò che un portiere può fare gol. E dimostrerò che un portiere può fare gol. Mia! Peco! Oh! No!
Signori, sono passati in 4 al primo turno, ultimo turno per poter passare questa sfida, se no siete fuori, eh. Guardatevi negli occhi. Tranquillo. Ma tu sei passato? Tranquillo. No. Casa mia. Tranquillo. È morto, non dico che cosa. Vai, partiamo con Ibra. Sei. Ultima possibilità di passare il turno, Ibra. Torna da dove sei venuto, va. Salutiamo Ibra. Ciao Ibra. Non posso sbagliare. Hai la faccia di uno che sta per essere eliminato. Vai. Ma voi? Dai, fai serio, schifoso. E allora salutiamo anche Ibra. Dai, bravo. Prossimo. Riposo. Eliminato. Mi dispiace, ma adesso andrò a farmi una nuotata. Adrian, ti prego. So che dire, ma devo fare gol per forza. Non parla tanto. Attenzione. Parte il tiro. Non parla tanto. Raga, fate pietà. Dai, tu lo fai, tu lo fai. Dai, tu lo fai, tu lo fai. Cheat. Un altro eliminato, ci dispiace, cari. Sempre meno manca. Magic, ragazzi. Dai, 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 dai. Ragazzi, devo fare gol. Per forza. Devo fare gol. Vai, Simo, ci sei. No. No, ragazzi, adesso non mi interessa. Questo video durerà tanto, non mi interessa. Vi do l'ultima possibilità. L'ultima, eh. Se sbagliate vi prendo e vi c***o. L'ultima possibilità, stanno lamentando. 3, 2, 1, non parla tanto. Stai! Anche lui, testa, vuole passare. Vieni, ricattato. No, no, io voglio il VAR, eh. Ragazzi, di me. Ibra, hai l'ultima possibilità per passare. Sei pronto? Non proprio. Ma ti butti prima, fra! Fine, signori, dichiaro conclusa questa primissima challenge. Passiamo alla prossima, venite con me. Seconda sfida, signori, quiz a domande sul calcio. Dovranno rispondere in maniera corretta per non essere buttati in piscina. 3 domande e chi della coppia che avrà risposto in maniera corretta si sarà salvato e avrà accesso alla prossima sfida. Let's go. E allora ci siamo, ragazzi, con la primissima coppia di questa sfida. Attenzione, i due ragazzi stanno in bilico. Ti arriva 2 risposte corrette, quindi al meglio delle 3, ragazzi. Chi si prenota per primo ovviamente risponde. Quali squadre aveva nel girone dei mondiali il Marocco? Io! Canada? Sì. Belgio? Sì. E Marocco e... l'ultimo! Bro, ce l'hai, ce l'hai. Croazia! Croazia! E quindi è 1-0. Seconda domanda, signori. Parlavamo di mondiale e invece l'avete seguita la Champions League? No. Chi è stato il marcatore della finale di Champions? Io. Prego. Lautaro? Sbaglia, paga. Semifinale. No, della finale. Ah, finale è stato... No, no, rispondi, rispondi. Ma non ci sta. 5, 4, 3. No! Signori! Bernardo Silva, ero! Era lui? Esatto, bravo! Era lui! Bravo, io ero a Istanbul e non mi è sembrato Bernardo Silva. No! Dai, pensateci! Vabbè, ma non ci arriverà mai. No, ci arriverà! Rodri! Allora match point, chi risponde bene a questa vince. Allora match point, chi risponde bene a questa. Perché lui non so che fa. Ok, l'ultima domanda per voi, signori, ci siamo. Chi è stato il marcatore che ha segnato più gol quest'anno? Serie A. Alan. Serie A. Serie A. No, il livello è basso, Osimhen. Osimhen! Ho vinto, quindi. E quindi, bro, questa diventerà un meme, sta risposta. Ma va bene. Passiamo ai prossimi concorrenti. Ci siamo, partiamo subito con le nostre domande veloci. Allora, chi ha vinto il campionato quest'anno della Liga? Io. Prego. Barcellona. Barcellona!
numero di maglia di Kvaratskhelia. Io 87. Adrian. Ok ragazzi, terza domanda e ultima. In che squadra è stato acquistato Karim The Dream Benzema? Al Nass. No, Benzema. No, dillo bene, non è Al Nass. Al Ittihad. Allora, l'ho detto come seconda. Allora, l'aveva detto come secondo malissimo. È che l'ha pronunciata male. Però, ragazzi, non parla tanto, ha vinto. Mi dispiace. E quindi. No, mi riballo. Io mi sono provato per prima, però. E quindi. Ok, ultimissima coppia, ci siamo. Signori. Ci siamo. Partiamo subito. Chi ha vinto la Champions League nel 2006? E nel 2006, porca miseria, il Barcellona. Barcellona. Giusto. Barcellona Arsenal 2-1 per il Barça. 1-0 per Pierino. C'eri quasi. Numero di maglia di Charles De Ketteler. 17. Chi è? Dillo. Non so chi è. 90. Non so chi è. Easy per Pierino. E quindi Pierino è passato. Benissimo ragazzi, anche questa seconda challenge è andata. Ora terza e ultimissima challenge di questo video. Let's go. Terza e ultima sfida ragazzi. Signori, la sfida classica delle porticine. Abbiamo messo una porticina dall'altra parte, dall'altra sponda della piscina. Loro dovranno cercare di segnare più gol possibili. Il primo che arriva a 3 gol vince definitivamente questo video. È rimasto solo un maranza in gara e due non maranza. Forse uno e mezzo, perché anche lui forse è. Oggi vincono i maranza. E allora iniziamo ragazzi, definitivamente. Diamo subito un po' di pepe. Sfida! No! Palla che va fuori, signori! Tocca, non parla tanto! Eliminiamo Pierino! No. Per fortuna Adrian non è brava a comprare i punti, ragazzi! Palla! Ora tocca all'unico maranza rimasto! Dai, Gabi! Vamo! Pierino sbaglia una volta, non sbaglia due! Olè! Questo è dentro! Io direi VAR. Se non fosse stato mobile, secondo me sarebbe stato gol. Questo sarebbe stato un traversa gol leggendario, raga. 1-0 per me, mi mancano due gol. Bisogna alzare l'asticella qui. Fare la palla, l'asticella. Tocca l'unico rima. L'unico maranza sopravvissuto. Dai, capi! Backup. È mobile. Raga, se questo è gol, io sono donna. Allora Pierino potrebbe andare a due, signori. Non parla tanto! Segna questo gol! Non parla tanto! Gabi! Sì! 1-1, signori! Gola! Golazzo! Pierino potrebbe avere il match point! Non è gol! Palla che rimane in acqua, non è gol! Aia, sì! Aspetta, pure qua! Fallo esterno, fra! E allora abbiamo match point, lo dedico... Sta guardando la tua donna! Lo dedico alla ragazza lì seduta! Attenzione! L'unica che sta tifando per me qua! No! Oh, io non perdo tempo, eh! O vinco o perdo qua! Dai, fammi chiudere questo video, dai che è tardi. Complimenti Adri. Complimenti. Perdi, manca solo Pierino. Complimenti, dai, chiudiamo qua che non ne possiamo più. Perché devo andare al circo? Non parla tanto. Vai, chiudiamo tutto, Pier, dai, andiamo a casa. Sì, Non parla tanto. Non parla tanto! Basta. A due! Se vuoi lo faccio di tacco che vale due, ho vinto. Va bene, io ci sto. Sei sicuro? Io ci sto. Vai. Se lo fai di tacco, ti dichiaro vincitore. Oddio! Il vice! Oddio!
Ragazzi, qualcuno dovrebbe prendere la mia bocca e cucirla, perché parlo troppo. Non parla tanto. Mi chiamavano Maranza. E quindi, signori, finisce questa magnifica challenge qui in piscina con i Maranza. Ringrazio tutti quanti per aver partecipato, ma soprattutto voi per aver guardato questo video fino alla fine. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo in un prossimo video, sempre qua in Villa Pirlasbu. Allez!